Il CGIL CISL UIL stamattina in assemblea hanno proclamato lo stato di agitazione in vista di uno sciopero generale dei servizi sociali nelle prossime settimane. Anziani ospiti e operatori entro quella data chiedono al commissario Croce di rivedere la sua decisione di chiudere la struttura di Monte Piselli. Stasera della questione se ne occuperà oltre il TG. In vista dello sciopero generale dei servizi sociali, CGIL CISL UIL stamattina hanno proclamato lo stato di agitazione durante l'assemblea che si è tenuta alla presenza degli anziani di Casa Serena. In mobilitazione cittadina ormai contro la chiusura della storica struttura di Monte Piselli. Si attendono intanto gli esiti della riunione di domani, programmata dal capo del Dipartimento Salvatore De Francesco con i tecnici comunali per definire i possibili interventi di ristrutturazione, e anche della seduta della commissione consiliare di giovedì, quando il commissario Croce dovrebbe spiegare le ragioni della sua decisione. Stasera dell'argomento si occuperà oltre il TG, ma vediamo cosa è successo stamattina. Non avrebbero mai pensato i nostri vecchietti di Casa Serena, magari guardando i TG locali, che fra i manifestanti delle vertenze messinesi a fare le barricate un giorno ci sarebbero stati anche loro in prima linea. In quella fase della vita in cui dovevano riposarsi, svagarsi, godersi il tempo libero, eccoli là invece a battersi con le poche forze che hanno per difendere dei diritti che altrove sono tali e non privilegi, come invece alle nostre latitudini. In questi giorni li abbiamo visti piangere, disperarsi, perdere il fiato, chiedere aiuto, organizzare la rivolta. La notizia della chiusura di Casa Serena ha provocato un impatto emotivo devastante ed è quello che preoccupa maggiormente gli assistenti sociali. Prima di tutto dobbiamo pensare alla loro salute, ci dicono. Sapevamo che tutto questo sarebbe stato un dolore enorme e una preoccupazione, e anche ci sono persone fragili, fragili mentalmente, fragili come famiglia che non hanno, e questo comporterà un dolore enorme. In che modo gli state accanto? Intanto li stiamo rincuorando, gli stiamo comunque trasmettendo fiducia, la nostra fiducia passa a loro e poi comunque li monitoriamo continuamente. Giuseppe Denaro, 90 anni, da 21 ospite di Casa Serena, da giovane politico del Partito Comunista, ci racconta di averla già salvata dalla chiusura e invita i politici di oggi a fare altrettanto. Un giorno anche loro, come lui, potrebbero trovarsi dall'altra parte della barricata. Questa casa di riposo erano tutte regionali, piegate dalla regione, e io ero qui dentro, ero sindacalista, ero consigliere comunale. Sono stato io un certo San Natale al tribunale perché volevano fare un albergo di lusso questa casa. Allora al tribunale la referavo subito la regione, la Casa Serena non si tocca e ora non si tocca più. E intanto gli operatori hanno addirittura approntato un piano di ristrutturazione e sono disposti ad attivare un numero di conto corrente per raccogliere i fondi necessari. Gli operatori si improvvisano progettisti, ingegneri, architetti, in che senso? Nel senso che noi abbiamo già pronto un nostro progetto per mettere in sicurezza Casa Serena per quanto riguarda l'impiantistica esterna. Le somme sono all'incirca 600.000 euro. Da prendere dove? Da prendere intanto dall'assessorato, perché ci sono delle somme non investite intorno a 600.000-700.000 euro. E già un appalto è partito di 70.000 euro, che era praticamente, non era stato più appaltato perché era fermo da 7 mesi. Adesso una ditta, mi pare si chiami ditta Alfieri, è stata aggiudicata e alla stessa noi chiediamo che immediatamente inizi i suoi lavori. Dopodiché l'assessorato dei servizi sociali, che ha anche all'interno della propria struttura delle persone qualificate per fare ciò, prenda anche queste nostre documentazioni che noi le consegneremo anche all'assessorato per le scale antincendio, per l'impiantistica, per tutto quello che riguarda la parte esterna della messa in sicurezza. È un progetto che voi ritenete, o comunque c'è chi ritiene che sia norma, ci sono dei tecnici che ritengono che sia norma? Sì, praticamente questo qua è una cosa che è stata fatta da nostri grandi amici che ci vogliono bene senza nessuna spesa e è stata presentata. Sono dei tecnici reali. Sono dei tecnici reali. A questi noi però diciamo, all'ordine degli ingegneri e all'ordine degli architetti, che vengano qua, redicano anche loro un loro progetto esterno per mettere in sicurezza questa struttura. CGIL e CISL UIL, che stamani hanno tenuto un'assemblea, hanno avviato le procedure per lo sciopero generale dei servizi sociali. Da oggi per 10 giorni scatta lo stato di agitazione. Nel frattempo si spera in un passo indietro del commissario Croce a favore dei nostri anziani.